Breda, rispetto a 17 anni fa c'è un'emozione, naturalmente diversa, ma c'è un'emozione oggi. C'è una storia diversa, una mia storia diversa e un rapporto consolidato. Certo che l'emozione è forte, la voglia di far bene è altrettanto forte e c'è il desiderio di mettere tutto me stesso in quello che penso che sia una stagione importante. Le responsabilità sono diametralmente diverse, no? Giocatore, allenatore? Sono diverse. Però credo che alla fine il rispetto e il modo di lavorare siano da certi punti di vista simili. Poi è logico che quando gestisci un gruppo le problematiche sono diverse, però anche quelle che sono poi le soddisfazioni sono gratificanti e farlo in una città che mi ha dato tanto come Salerno mi riempio d'orgoglio e mi fa sì che il mio impegno, anche se sia ancora più intenso e più determinato rispetto a un'altra piazza. Come si fa a ripartire dopo lo tsunami della scorsa stagione a Salerno calcistico? Lavorando sul campo, pensando solo al gruppo, pensando solo a creare una mentalità nella quale i ragazzi mettono davanti a tutto la squadra, la Salernitana. Poi per il resto non ci sono altri sistemi. Dobbiamo cercare di parlare il meno possibile e cercare di far sì che attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, attraverso quelle che sono le nostre prestazioni, di giorno in giorno, di partita in partita, la gente si identifichi sempre più in questa squadra. Dire, puntare a un qualcosa di importante, magari un campionato di vertice, lo si può azzardare adesso? Ma non è questione di puntare o non puntare, certamente a me piacciono le persone che pensano in grande e che cercano di far sempre bene, però senza dare un termine né un limite. Dobbiamo affrontare ogni partita nei migliori modi, poi è ogni allenamento, creando nei ragazzi la voglia il desiderio di migliorarsi di giorno in giorno. Poi cosa arriverà? Solo il nostro lavoro e le nostre qualità potranno dirlo. In conclusione, quando parli di modulo ideale, indichi il 4-3-3, pensi alla Salernitana di Rossi, Breda? No, quando parlo di modulo ideale penso al modulo ideale per il tipo di gruppo che ho a disposizione. In questo momento abbiamo un tipo di gruppo e forse quel tipo di modulo potrebbe essere quello che rispecchia appieno le caratteristiche, ma non è detto che tra una settimana o 10 giorni possa anche cambiare idea, partendo mettendo per prima cosa il fatto che non si improvvisa, ma si cerca sempre di proporre una metodologia codificata che non dia nulla al caso. Roberto Breda, più bravo da calciatore, da capitano, da tecnico o da assessore? Sono sempre lo stesso, do sempre me stesso, sbaglio tanto. Però non ho paura di guardare in faccia la realtà, cerco meno alibi possibile e vado dritto per la mia strada. Diciamo, qual è il ruolo che più ti piace? Allenatore.